Aida Field aveva rinunciato alla sua carriera e tutto per colpa di Robbie Williams. La coppia si è conosciuta nel 2006, proprio a casa del cantante nella città di Los Angeles, grazie ad un incontro al buio. All'epoca l'attrice non lo sapeva, ma Robbie era divorato dalle droghe e aveva appena trascorso la notte con la donna che gli aveva venduto una miriade di sostanze stupefacenti. Inoltre il cantante e showman britannico aveva promesso a se stesso che non si sarebbe mai sposato e non avrebbe mai avuto figli. Sembrava che niente e nessuno avrebbe potuto cambiarlo, eppure lei è arrivata per salvargli la vita. Malgrado i numerosi ostacoli e nonostante avesse rifiutato un'allettante offerta lavorativa. Non eravamo nemmeno fidanzati ufficialmente, siamo andati a vedere una casa, nella contea di Wiltshire. Alla fine lui mi ha convinta a trasferirmi. La mia carriera non era così rosea e ricordo che ero tanto innamorata di lui, ma non avevo ancora nessun anello al dito. Mi aveva già deluso in passato, perciò si trattava di una situazione molto complicata. Aida aveva accettato di trasferirsi con il cantante, ma appena è arrivata ha ricevuto un'interessante proposta. Il giorno in cui siamo arrivati mi hanno proposto di recitare in una serie e a quel punto lui ha detto «Rifiutala, voglio averti sempre con me». Siccome nessuno mi aveva mai offerto di fare una serie, avrei dovuto lavorare sodo, perciò ho rifiutato. In quel momento lui mi ha detto che mi avrebbe protetto e che si sarebbe preso cura di me, anche se io non ero così sicura. L'estrema insicurezza di Aida nascondeva una valida ragione. Robbie l'aveva lasciata 3 volte e come se non bastasse non l'aveva nemmeno informata personalmente. Inoltre, dopo essersi dileguato nel nulla, aveva persino mandato un furgone per permettere alla sua ex di liberare la casa. La fine della loro storia era arrivata, eppure un giorno, nel bel mezzo di una festa, il cantante si è reso conto di aver sbagliato. Alla festa mi sono imbattuto in Cameron Diaz e Drew Barrymore. Ho cominciato a parlare con loro della donna che avevo appena lasciato e non potevo fare a meno di elencare tutte le sue qualità, la sua bellezza, la sua intelligenza. A quel punto Cameron mi ha detto «Non credo che la vostra storia sia finita». In quel preciso istante l'universo mi ha parlato. Ho lasciato la festa, sono andato di corsa dalla mia Aida e le ho chiesto di sposarmi. È stata proprio questa audace donna a fargli capire che non era soltanto una star sopraffatta dalle dipendenze e divorata dai vizi. Eso habla muy bien de lo que es Robbie Williams en su relación con Aida, ¿no? Desde que la conoció se convirtió como en un ángel de la guarda para él, porque más allá del amor, ella le ha propiciado a él espacios de sanación, espacios para sentirse mejor, espacio para alejarse de aquellas adicciones que siempre lo rodearon en buena parte de su vida y de su carrera. But now I look back at, you know, 15 years of being with my wife and I'm like, yeah, she did. She saved my life. She gave me a life. Aida e Robbie hanno formato una delle coppie più durature nel mondo dello spettacolo e hanno creato una meravigliosa famiglia con ben 4 bambini. I was in love with Rob from the minute we got together. He was the love of my life already and there was nothing I could do about it. So I kind of held on to that ship sinking. Così facendo, assieme hanno dimostrato che quando l'amore è vero, puro e sincero, persino la persona più fragile e vulnerabile può ritrovare se stessa.